Oggi impareremo ad effettuare sotto una gonna praticamente un bordo all'uncinetto. Vedete, questo è l'effetto finale, vi farò vedere tutti i passaggi. La gonna ancora non è stirata, quindi l'effetto è un po' stropicciato. In questo modo riusciamo a allungare una gonna oppure a tagliare, si può tagliare un jeans, delle gambe e quindi creare un bordo per sfruttare la parte di sopra del jeans e eliminare le gambe. Io ho eseguito il lavoro con l'uncinetto 1,20 e il filo numero 8. Saranno eseguiti 14 fiori o ottagoni, così come li vogliamo chiamare, e una volta uniti verrà creato questo bordo finale. Ho avvicinato un po' la telecamera per farvi rendere meglio conto. Ecco qua. Buco, eccolo qui, agganciamo il filo che è sotto e creiamo la nostra asola. C'è il filo sotto, entriamo nel buchino, lo tiriamo fuori e andiamo avanti così fino alla fine della circonferenza della nostra gonna. La lavorazione della gonna inizia individuando una minigonna, come ho fatto io in questo caso, a cui attaccare la parte all'uncinetto, oppure riciclando un jeans che non mettiamo più, a cui vengono tagliate le gambe e viene creato un bordo. Okay? Io in questo caso avevo una gonna molto corta che non metto più, quindi mi attaccherò alla gonna, ma volendo se ne trovano molte in questi negozi, in queste catene a poco prezzo. Che cosa facciamo? Io ho creato dei buchini, ho fatto dei buchini, spero che si vedano, vedete? Con il punteruolo. A una distanza di circa 1 cm l'uno dall'altro, forse un po' meno di 1 cm, e sto procedendo attaccando il filo al fondo, quello che noi chiamiamo fondo. Ok? Vi faccio vedere. Allora, inserisco l'uncinetto all'interno del buco, quindi andando dalla parte che è il mio dritto verso il rovescio, ho il filo sotto, lo aggancio, ok, e lo tiro fuori. A questo punto creo la mia asola. Mi raccomando, non tirare assolutamente il lavoro, ma renderlo morbido intorno alla serie di buchini, perché se dovessi tirare si arriccerebbe tutto. Ok? Ne ho perso uno. Sono arrivata alla fine della circonferenza. A questo punto creo, allora, tiro fuori la mia ultima asola e taglio il filo un po' più abbondante, in modo da poter agganciare la soletta all'ultimo punto. Non è molto importante in questo caso essere particolarmente precisi perché il tutto verrà ricoperto. Noi comunque ci proviamo. Quindi chiudo la mia soletta in questo modo. Guardate, vedete? E ributto. Passo il filo così, più che altro per creare un nudo, e lo butto sotto. Ecco qua. Ora creo dei punti di chiusura per fermare i fili, perché considerate che questa sarà la cucitura a cui, diciamo, verrà legato tutto il nostro lavoro della gonna. A questo punto possiamo partire con una fila di maglie alte che contorneranno tutto il perimetro, tutta la circonferenza. Ce ne vorranno in media due, c'è qualche asola un po' più grande che si trova in corrispondenza delle cuciture dove non potevo effettuare con facilità dei buchi. In questo caso ne farò di più, quante ne servono, anche tre. L'importante è alla fine
avere contezza del numero di maglie che abbiamo eseguito, quindi tenerne a mente e appuntarsele su un foglio, perché ci serviranno nel prosieguo del lavoro. Ora ci attacchiamo al lavoro, prima con una catenella, ecco qua, e iniziamo le nostre maglie alte. Uno, questo filo lo mettiamo di qua. Filo sull'uncinetto e la prima maglia alta è fatta. La prima maglia alta la sostituiamo con 3 catenelle, quindi seconda asola, ecco qui, 1 e 2 maglie alte, terza asola, altre 2 maglie alte e così via fino alla fine. Vi ripeto, dove ce ne vogliono di più ne mettiamo di più, avendo solo l'accortezza di contarle. Ok, eccola qui. E andiamo avanti fino alla fine del giro. Eccoci qua. Allora, siamo arrivati quasi alla fine delle nostre, del giro di maglie alte. Io ne ho fatte praticamente 325. Vi ricordo che ho utilizzato il filo 8 e l'uncinetto numero 1,20, quindi se utilizzate la gonna è una taglia 44, se utilizzate un filo più grande, un uncinetto più grande farete meno maglie, quindi 326, 27. Ecco, finalmente arrivati, abbiamo eseguito 336 maglie alte. Ora chiudiamo il lavoro con una maglia bassissima. In questo caso portiamo il filo dentro in modo che sia invisibile il nodo. Eccolo qui. E assicuriamo il nostro lavoro all'interno, modo che non si possa sciogliere con un bel nodo. A fronte della nostra gonna contornata dalle maglie alte, dobbiamo eseguire tutta una serie di cerchi che assicureremo alle nostre maglie alte. Ecco qua, ora l'inizio ad appoggiare per farvi vedere e ora vi farò vedere anche come eseguire questo cerchio, o più che altro un ottagono. Ecco qua. Ho calcolato che per la circonferenza ne servono 14 per questa gonna taglia 44. Vediamo se riesco a farveli vedere meglio. Quindi assicureremo alla gonna il nostro giro di fiori. Vedete che belli. Ok. Vi faccio vedere ora come si segue. Sempre con il filo numero 8 e l'uncinetto 1,20, il giro, diciamo, il nostro cerchio di fiori. Dopo li assicureremo al nostro lavoro con con l'ago e il filo. Allora, eseguiamo innanzitutto 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chiudiamo il nostro cerchio con una maglia bassissima. Qui. E eseguiamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Ecco, e all'interno, passando all'interno del cerchio, eseguiamo altre 31 maglie alte. Quindi una maglia alta, 2, 3 e così via fino alla fine. Se dovesse finire lo spazio,
perché sono tante, 31 catenelle, 31 maglie alte in 10 catenelle, proveremo a stringere il lavoro con le dita. Sono arrivata ad eseguire 20 maglie alte, però come vedete lo spazio è finito, non c'è nessun problema perché io stringo le maglie come se avessi, diciamo, un cerchio magico al contrario ed eseguo le altre 11 che mi mancano. Ed ecco l'undicesima, 31esima maglia alta. Chiudiamo il nostro cerchio entrando nella terza catenella delle prime tre eseguite in sostituzione della prima maglia alta e chiudiamo il nostro cerchio di 31 maglie alte e 3 catenelle, quindi 32 punti. Iniziamo ora il nostro giro eseguendo 3 catenelle, 2 e 3. Nello stesso punto eseguiamo una maglia alta. Entriamo quindi nello stesso punto da cui escono le 3 catenelle. La prima è qua. Poi 3 catenelle ed entriamo nuovamente con una maglia alta nello stesso punto. Un'altra maglia alta e abbiamo una V. In sostanza abbiamo una V. Guardate, 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto. Ora eseguiamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facendo molta attenzione a contare i punti, dobbiamo saltare 3 maglie di base, 1, 2, 3 ed entrare nella quarta eseguendo una maglia alta. Ok, quindi la prima maglia alta, un'altra maglia alta nello stesso punto. 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto ed una seconda maglia alta sempre nello stesso punto. Ok, a questo punto vedete che abbiamo creato due V. Ecco qua la prima V, 7 catenelle saltando 3 maglie di base. E altra un'altra V data sempre da 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo tutto il giro sapendo che ci dovremo trovare 8 serie di V e 7 archetti di 7 maglie alte. Allora, siamo arrivati a creare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 archetti, quindi ci manca l'ultimo archetto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Entriamo nella quarta, quindi saltiamo 1, 2, 3 maglie. Entriamo con una maglia alta nella quarta. Ecco qua. E poi eseguiamo un'altra maglia alta nello stesso archetto. Eseguiamo le nostre 3 catenelle, 3, e nuovamente 2 maglie alte. A questo punto la nostra serie di archetti è terminata, di V. Dobbiamo fare l'ultimo archetto di 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che agganceremo alla terza catenella della prima serie. Ecco qua. E chiudiamo con una maglia bassissima. Vedete? Ora è tutto arricciato, non vi preoccupate, è normale che sia così. A questo punto iniziamo la nostra seconda serie di archi, che è praticamente uguale. L'unica nota di attenzione è che bisogna arrivare al centro della nostra prima V. Quindi io mi trovo in questo punto e devo arrivare qua. Ci arriverò eseguendo delle maglie bassissime lungo le maglie precedenti, una e due,
Ecco qui, poi seguo 3 catenelle, 2 e 3, poi una maglia alta, 3 catenelle e 2 maglie alte entrando nell'archetto precedente, del giro precedente, nel vuoto del giro precedente. Ecco qua, vedete? A questo punto il giro continua allo stesso modo del precedente, 7 catenelle, 5, 6 e 7, e dentro, vedete la V del giro precedente? Io ci entro facendo una maglia alta, una maglia alta, una seconda maglia alta, 3 catenelle. Sempre entrando nel cerchio, nel vuoto così, e 2 maglie alte. Sto creando praticamente una seconda serie di V sopra il giro precedente, 7 catenelle, 7 catenelle V, e vado fino alla fine nello stesso modo, quindi replicando quello che era il giro precedente. Ho eseguito tutta la serie di V sovrapposte alle precedenti, devo eseguire l'ultimo archetto da 7, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle. Mi aggancio praticamente come nel giro precedente, lo ripeto ancora una volta, alla terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto in sostituzione della prima maglia alta. A questo punto il giro è ancora piuttosto simile ai precedenti perché dobbiamo sempre creare delle V, quindi una terza serie di quelle che io chiamo V, ma eseguiremo un aggancio che ci creerà questo motivo con l'angolo, come dire, con la punta. Allora, quindi a questo punto iniziamo nuovamente con 3 catenelle nella V, anzi no, vedete, ho fatto un errore, devo raggiungere di nuovo il centro, quindi lo raggiungerò con le mie maglie bassissime. Ecco qua, 2 maglie bassissime che mi permettono di raggiungere il centro della V e ora faccio le 3 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, ecco qui, entriamo nuovamente a fare la nostra maglia alta con la seconda maglia alta, quindi nuovamente abbiamo creato la nostra V. A questo punto nei 2 giri precedenti abbiamo fatto 7 catenelle, invece ne facciamo 4, 1, 2, 3 e 4, e ecco in cosa si differenzia il giro. Eseguiamo una maglia bassa, guardate, prendendo entrambi gli archi. Ecco qui. Vedete? Poi eseguo 4 catenelle e nuovamente con la maglia alta entro nella V successiva. Una maglia alta, 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle e nuovamente 2 maglie alte, 1 e 2. Ok, abbiamo creato la nostra terza V. A questo punto facciamo le nostre 4 catenelle. 4 catenelle e attenzione, prendiamo i due archi dei giri precedenti e con una maglia bassa li agganciamo. 1, 2, 3, 4 maglie basse, catenelle, scusate, e di nuovo la nostra serie di 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte nell'archetto successivo della V. 1, 2, 1, 2, 3, una maglia alta e 2 maglie alte. Vedete come si sta creando il nostro motivo a punta. Abbiamo già fatto la prima mezza punta, una punta intera e l'altra mezza punta.
Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Eccomi arrivata alla fine del terzo giro, devo solo eseguire l'ultima maglia bassa che aggancia i due giri precedenti, gli archi dei due giri precedenti, le ultime 4 catenelle, 3 e 4, e mi aggancio praticamente sempre alla terza catenella, ecco qua, della maglia alta precedente. Allora, chiudo, giro il lavoro, ecco qui, e aggancio il filo in modo da assicurarlo che non si sciolga, il lavoro non si rompa. Ecco qua, naturalmente il nostro cerchietto è tutto stropicciato, lo dovremo stirare, ne prendo uno stirato per farvi vedere. Ecco qua il risultato finale qual è. Opla. Ok? Ora, io ho calcolato che per la circonferenza della gonna abbiamo che questi cerchietti sono circa di 6 centimetri, ne me ne servono 14 per una circonferenza di 85. Ora, naturalmente, questa è una taglia 42. Più grande, diciamo, è la circonferenza dei nostri fianchi, più dovremo aumentare di 6 in 6. Ora, noi abbiamo seguito, ripeto, il fiore, l'ottagono, come lo vogliamo chiamare, con il filo 8 e l'uncinetto 1,20. Possiamo lavorare con il filo numero 5, il lavoro sarà un po' più doppio, naturalmente i cerchi saranno più grandi e quindi sarà necessario lavorare di meno. Ora vi farò vedere come dobbiamo assemblare i cerchi alla nostra gonna con il bordino fatto di maglie alte. Come potete vedere, ho terminato la realizzazione dei nostri fiori. Ne ho realizzati 14, vi ho detto, perché questo è il numero, essendo circa di 6 centimetri, che mi permetteva di coprire tutta la circonferenza. Se vi ricordate, all'inizio io ho contato 326 maglie alte per coprire tutta la circonferenza. Ho fatto 326 diviso 14 e mi è venuto un numero circa di 24 maglie per ciascuno dei fiori. Che cosa significa? Che ogni fiore deve occupare uno spazio di 24 maglie, per cui ne ho contate 12 prima e 12 che coprono il fiore, 12 prima e 12 che coprono il fiore, per un totale di 24 maglie. In questo modo riusciamo a distanziare in modo corretto e regolare i nostri fiori. A questo punto non ci resta altro che, avete visto, ho messo ora vicino un po' la telecamera, ho messo dei segni, ho appuntato i fiori con del colore, con del cotone di colore contrastante, in modo da poterli unire con l'ago e con il filo alla loro alla striscetta praticamente di maglie alte. Lo stesso faremo con le punte dei cerchi. Solo dopo che abbiamo assemblato i nostri fiori, continueremo a lavorare con l'uncinetto. Allora, abbiamo cucito i nostri fiori alle maglie alte e poi abbiamo cucito tra di loro i petali, diciamo così, dei fiori. In questo modo abbiamo creato una striscia continua. A questo punto partiamo da uno degli apici dei fiori, no? Perché abbiamo questi 8 lati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi partiamo da uno degli apici e dobbiamo formare praticamente una striscia continua che riprenda l'inizio fatto tutto di maglie alte. Allora, per unire i due apici eseguiamo 10 catenelle. In modo che abbiamo il primo segmento, ok? Poi, questo è il filo di dietro, non ci interessa.
Uniamo questi altri due lati, da qui a qui. Ok? Non andiamo in orizzontale, ma uniamo questi lati. Ok? Facendo 12 catenelle. 9, 11 e 12. A questo punto lo inseriamo nel punto, diciamo, di incontro dei due fiori e chiudiamo con una maglia bassissima. Ok. Anzi, con una maglia bassa, così viene meglio, ok? Ora eseguiamo un'altra volta 12 catenelle. 9, 11 e 12, siamo arrivati all'apice dell'altro fiore, quindi ci inseriamo nell'apice qui dove ci sono le tre V e chiudiamo con una maglia bassa. Ancora 12 catenelle, anzi no, 10, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ci inseriamo con un'altra maglia bassa nell'apice del petalo, chiamiamolo così, a fianco. Ora 12 catenelle. 5, 12 e ci inseriamo qui nell'angolo, nel punto di incontro tra i due fiori con una maglia bassa e andiamo avanti così. A questo punto vedete che si sta formando questo contorno che poi verrà successivamente ulteriormente lavorato. Lo stesso abbiamo fatto in precedenza sulla parte superiore, in modo da creare una simmetria tra i vari lati del fiore stesso. Siamo arrivati ora al punto in cui abbiamo contornato tutta la gonna di questi archi 12 maglia bassa, 10 maglia bassa, 12 maglia bassa, eccetera, per ogni fiore. In questo modo abbiamo creato praticamente un contorno al fiore. A questo punto dobbiamo finire con un ulteriore giro, ecco qua, la nostra gonna, lavorando delle maglie mezze alte lungo tutto il contorno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ecco qua, 10. A questo punto ci troviamo dove c'è la carenza di catenelle. Abbiamo le catenelle diagonali, ma non abbiamo il segmento orizzontale. A questo punto eseguiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allora, vediamo quante catenelle servono. Vediamo, 15 catenelle per unirci all'altro segmento. A questo punto entriamo ed eseguiamo una maglia bassa, mezza bassa, cioè una maglia bassissima, ecco qua. E ora iniziamo il nostro lavoro con le 10 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, ora ci troviamo di fronte a un altro segmento da creare e facciamo le nostre 15 catenelle. Dieci, undici, dodici,
13, 14 e 15, così fino alla fine della lavorazione. Qui nell'intersezione uniamo con una maglia bassissima, ecco qua, e proseguiamo il nostro lavoro come nei segmenti precedenti. Abbiamo finito di eseguire questo giro in cui abbiamo permesso alla nostra gonna e al nostro bordo soprattutto di avere anche un bordino sottostante, diciamo alla fine del pizzo. A questo punto però mantenere la catenella così libera renderebbe il lavoro troppo debole, quindi eseguiamo ancora un altro giro per creare ancora un motivo più bello e più resistente. Dove abbiamo le 10 maglie mezze alte, ecco si vedono meglio sul fondo, eseguiamo, allora scusate, eseguiamo un lavoro speculare. Allora, nelle prime due eseguiamo ancora 2 maglie mezze alte, successivamente 2 maglie alte, una e due, in ognuna delle maglie sottostanti, poi 2 maglie altissime, una e due. Ok? E a completamento, diciamo, del giro, in modo speculare abbiamo ora 2 maglie alte, una e due, e 2 maglie mezze alte, una e due. A questo punto ci troviamo all'inizio del nostro triangolo e qui eseguiamo un giro di mezze maglie alte. Uno, ne facciamo 15. Punto ci uniamo al punto che abbiamo creato di giunzione, ecco qua, con una maglia bassissima. Ok, ora ricominciamo il nostro festoncino con le nostre prime 2 maglie mezze alte, una, due, poi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 maglie altissime, una, e scusate, altissima, quindi 2 volte, 1 e 2. 1, non mi viene sto punto, 1 e 2, ecco qua, le 2 maglie altissime. Ora 2 maglie alte in maniera speculare, qui, e 2 maglie mezze alte, una e due. A questo punto ci troviamo di nuovo vicino alla catenella e quindi iniziamo a lavorare le nostre 15 maglie mezze alte, 1, 2, tutto questo così fino alla fine del giro per completare i nostri festoni. Ecco finito anche l'ultimo giro per cui abbiamo completato i nostri festoncini. Io ho scelto di fare solo 15 maglie mezze alte in questi punti. Naturalmente voi siete liberi di farne di più. Ho fatto la scelta di renderlo un po' più leggero, un po' più trasparente, mentre qui ho cercato di creare questo motivetto un po' ondulato. Spero che il lavoro vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video con il nostro prossimo lavoro.